Sì, mi sembra che questo Consiglio provinciale arrivi in un momento molto opportuno, innanzitutto per rivendicare quello che è il ruolo delle province sull'organizzazione e la pianificazione del trasporto pubblico locale. Altre province hanno rinunciato a questo ruolo, Caserta e Benevento già da tempo. Noi non solo rivendichiamo un ruolo, una funzione che ci viene riconosciuta dalla legge del Rio, ma riteniamo che ci sia un momento importante di protagonismo della provincia, perché non si può scavalcare la provincia su un tema così delicato, immaginare di organizzare delle gare sulle province di Avellino e Benevento, peraltro con costi che sono addirittura più bassi di quelli che vengono praticati attualmente e che sono già i più bassi rispetto ad altre province della regione Campania. Quindi la provincia di Avellino, che è stata già penalizzata dal taglio di chilometri, 5 milioni di chilometri in meno dal 2010 ad oggi, non può rischiare anche di perdere un'azienda che oggi determina il 90% dei chilometri garantiti a studenti e a pendolari, a lavoratori, e che soprattutto che questa azienda addirittura non possa partecipare alla gara. Questo è molto preoccupante soprattutto dal punto di vista occupazionale, del futuro occupazionale dei 300 lavoratori e delle famiglie, soprattutto per, ripeto, per un'azienda che garantisce conti in ordine, utili, mentre sapete benissimo che a Caserta l'azienda provinciale è fallita, che a Benevento l'azienda cittadina municipalizzata è fallita, che a Salerno l'azienda provinciale è fallita. Di fronte a questi fallimenti, qual è il risultato? Che cancelliamo un'azienda importante per questa provincia. Noi riteniamo che anche le aziende pubbliche invece abbiano un ruolo, debbano avere un ruolo, soprattutto quando sono capaci di stare sul mercato. La Regione investisse di più su quelli che sono i mezzi, cosa che non sta facendo ormai dal 2008, e credo che questo sia preoccupante, anche perché se le regioni non investono sui mezzi non capiamo come possa fare poi l'industria italiana autobus di Flumeri a riprendere, a rimettersi sul mercato. Il Consiglio voterà un documento molto importante che riguarda soprattutto la tutela dei livelli occupazionali, che riguarda il ruolo della provincia nel trasporto pubblico locale e che riguarda la riorganizzazione del servizio. Non si può immaginare di tagliare sempre nelle zone di montagna, nella sanità, nei trasporti e nella scuola. Questo determina una desertificazione che ovviamente non può verificarsi, perché altrimenti non capiremmo perché gli enti prima varino i progetti pilota e poi di fatto non gli consentano di andare avanti. Sì, questo io lo dicevo già prima del referendum, perché ero convinto che il referendum avrebbe in qualche modo evitato il taglio degli enti locali e delle autonomie locali. I presidenti di provincia del centrosinistra finalmente hanno varato un documento importante che porterà ad un esposto cautelativo per la Procura della Repubblica e per le procure della Corte dei Conti, perché le province non sono in grado di approvare i bilanci. Entro il 31 marzo noi non approveremo i bilanci in tutta Italia. È una follia un ulteriore taglio di 1 miliardo di euro che è stato fatto con l'ultima legge di stabilità. Sono 3 miliardi in 3 anni. Questo vuol dire di fatto non garantire la sicurezza non solo degli utenti delle strade, ma soprattutto di 2,5 milioni di studenti che in tutta Italia tutte le mattine vanno a scuola, nelle scuole superiori, in cui le province garantiscono luce, gas, acqua, telefono, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Noi in qualche modo impoveriamo il Paese se non investiamo sui giovani che, ripeto, dai 14 ai 19 anni tutti i giorni vanno a scuola per imparare di più e non per rischiare in qualche modo la vita.